omosessualità, dove c'è il Bovaro, che era di Robert Bella, che per anni ha vissuto in rendere perché ha portato in bicicletta e non aveva rossi draco. E ha preso le botte. E poi quando, siccome in una scena di film doveva prendere un pugno da Daniele Lazzare, non si buttava per terra, l'ho preso veramente e sembra che sia rimasto mezzo sordo. Lazzare non lo colpiva troppo forte. Era alto 1,90 m, non era un... E lui si metteva a ridere, e quindi la cena doveva essere tutta... Allora, non farlo più ridere. Si chiama Sensualità, ma è un film di emigrazione che parla dell'emigrazione Giuliano Dalmata, che era ospitata presso quella che adesso è l'attuale base al Quarto Missili. E visto che erano tutti dei profughi, davano la possibilità di essere assunti in via proprietaria nelle grandi coppie greche, quindi è una storia che finisce drammaticamente, però è un affresco. La cosa importante, prima o poi lo faremo, hanno partecipato tutte le famiglie, no? Dei salariati, degli avventisti, eccetera, eccetera. Altro elemento che mi lega a Canedole, a 19 anni, con il signore che non vedete nel video, che è Turina, Paolo Turina, assieme a un altro amico che ha compianto, no, nel Luigi Peschiera, siamo andati in giro in tutte le corte, siamo anche a Carlo Turina, abbiamo raccolto tutte le foto di Roberto, soprattutto di Canedole. Quindi abbiamo fatto tutte le foto, sono state depositate presso il comune di Roberto. Ultimo episodio, io divento consigliere comunale, c'è un'ordinanza, l'ho raccontato prima, di chiusura della chiesa di Canedole, ho organizzato un comitato con il parco, io di sinistra, lui leggermente di destra, naturalmente la politica è entrata, no? Ci siamo stretti la mano, è intervenuto l'allora onorevole Zanimone, per non dare vantaggi alla sinistra e per dare una mano al prete sono arrivati i soldi e abbiamo salvato la chiesa di Canedole. Io e il parroco siamo stretti la mano e abbiamo superato anche questo elemento, abbiamo fatto il comitato, abbiamo chiamato anche Italia Nostra, quindi come vedete abbiamo una serie di episodi e siamo un po' i difensori di quella cultura. Quando vedete queste corti agricole che stanno crollando, mi crolla anche la memoria di tutti quelli che sono passati. Questo è particolarmente benemerito perché la chiesa rischiava di fare la fine di quella. Era una chiesa romanica e quindi quando abbiamo fatto questo gruppo Facebook, noi abbiamo scoperto che tantissima gente in giro per l'Italia, soprattutto nelle nostre zone lombarde, eccetera, si erano passati da Canedole, anche tantissime famiglie veronesi, venete, padovane, perché concludo. Roverbella è un enclave dove abbiamo Castiglione Mantovano, abbiamo i profughi della prima guerra mondiale che è arrivata alle porte di Vicenza, quindi padovani, vicentini. Canedolo abbiamo tutti quelli di origine mantovana e anche veneta arrivati nel corso dei secoli, ma la vicina abbiamo i cimbri del 1500 che contestarono me e Monsignor Caporello perché non hanno votato il parroco nel 1992, siamo rispatronato. Altra frazione, abbiamo Don Tonino Frigo, aiutante a vita perché i parroci una volta andati in pensione non vanno mai in pensione, quindi dopo faremo parlare. E quindi siamo, diciamo, un centro dove sono passate migliaia di persone tra il Lombardo e Veneto, quindi ricche di storie, per cui come avete visto anche dei personaggi, non è solo una nuda pianura, non abbiamo... C'è la storia che abbiamo litigato con i veneti, c'è a Canedole il canale rabbioso, che sembra siano stati dei conti, però alla fine siamo un gruppo, diciamo, etnico-antropologico antico. E quindi la notizia che avevo già divulgato, nelle nostre ricerche, per caso abbiamo scoperto il diploma in cui un imperatore carolingio cede, no, diciamo, il diritto, no, di utilizzo delle terre mantovane del sinistro Micio all'allora vescovo di Mantova. È un diploma che vi manderò, vi invito a metterlo sui vostri siti di culto, del 1037, dove vengono citate tutte le aree del sinistro Micio fino a Goito e fino a Governo e oltre, dove praticamente viene citato già nel 1037 Canedoli e Castiglione. Castelvelforte non si chiamava così, aveva un altro nome perché è stato... Quindi lì vi è l'elenco di tutte le aree, ancora adesso i pescatori, no, offrono la cena, fanno una sorta di cena al vescovo di Mantova perché il diritto sulla pesca e sulla caccia è del vescovo di Mantova. Quindi abbiamo questo diploma che attesta che non siamo solo un paese, diciamo, in mezzo...